E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre il Passaggio Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente sulla Technically Incorrect. Oggi non sentirete la mia voce fantastica, bellissima, molto profonda, perché in realtà sto registrando questo video subito dopo essermi alzato, yeah, quindi voce bella is the new way. Comunque non perdiamoci in chiacchiere perché quest'oggi voglio finire quello che avevo iniziato nello scorso episodio. Adesso sta tutto laggando perché ho appena aperto Minecraft, come vedete da tutte le scritte che si aprono. Allora, vedete che abbiamo messo le torrette nello scorso episodio. Ok, voglio iniziare a fare quello che stavamo facendo l'altra volta, quindi l'autocrafting delle cose, appunto. Cioè, delle cose. Autocrafting per far funzionare l'autoriempimento appunto dei proiettili delle torrette, perché va bene tutto, ma voglio evitare che nell'uscire creeper e muoio, perché cioè e muoio, non è che no, non muoio, però nel senso il creeper, se ci fosse un creeper fuori scassa tutto, fa danni e io non c'ho voglia di riparare cose, quindi va bene così. Allora, stavamo facendo nello scorso episodio, mi si è anche resettata la Ney, si è resettata la Ney perché ho buttato dentro, ho tolto alcune mod, ok, e ne ho aggiunta una che al momento non ricordo il nome, però è abbastanza inutile, comunque è tipo una mod che fixa cose, quindi non cambia nulla dal gioco. Però stavamo facendo la Applied Logistic, in realtà no, è il Pattern Terminal, questo utilissimo che adesso facciamo, non posso ancora farlo, fantastico. Qua posso fare qualcosa? No, ok. Questo qua ce l'ho già, illuminati del panel ce l'ho già. Fermati. Sì, mi serve l'annihilation core, mi serve, che è questo, e il 7 logic processor, quindi due di quelli d'oro. Ok, gold. Sono fatto anche un pochino in miniera off camera, non so se si nota, non penso proprio perché vedo che comunque è tutto abbastanza basso, tranne la redstone l'ho trovata un botto, cioè sono andato proprio solo per la redstone, perché per fare queste robe ci serve un sacco di redstone, quindi sono andato proprio a cercare appositamente la redstone, quindi il resto sì, non più di tanto, nel senso l'ho comunque raccolto, ma non era il mio obiettivo principale andare a beccarlo, quindi vabbè, ci sta. Ok, comunque ci serve il logic, perfetto. Il logic, poi ci serve la redstone. Vabbè, ovviamente ci serve la redstone. Facciamone 8 già che ci siamo. Sì, poi ci serve il silicon, che non avrò. Oh, ne ho 17 invece. Come mai? Tutto questo silicone. Poi già che ci siamo, facciamo item duct. Ok, questi. Con i servo filtri ci servono. Ok, servo. Abbiamo questi piccolini e filtri che sono qui, filter, facciamo questi direttamente già che siamo. Ok, perché sto facendo tutto questo, voi direte, perché sto facendo tutto questo Jurassic, che cosa stai cercando di fare? Sto cercando di fare delle cose molto fighe, l'autocrafting, la cosa automatizzata per craftare i... no, ecco gli zombie che sono arrivati. Cos'è che ho finito? L'electrum, vabbè, lo craftiamo, non è un grosso problema l'electrum in realtà da craftare. Silver e gold, molto facile. Silver ne abbiamo un sacco, gold ne abbiamo pochissimo invece, quindi quello potrebbe essere un problema, ma proprio poco fesse, non è che dici poco, ma ok, poco proprio tanto poco, vabbè, non è un problema, lo buttiamo qua nella induction smelter e ci crafta il nostro bellissimo electrum. Perfetto, quindi sto facendo questa cosa per automatizzare questo, non perché lo voglio automatizzato, ma perché lo voglio automatizzato, insomma. Esatto. Allora, in realtà bisogna fare un buco anche dietro, adesso che mi viene in mente. Quindi bisogna fare un buco che faccia questa cosa. Quindi molto molto carina, insomma, tutto molto interessante. Ok, perché qua estrai tutto. Questo è? Servo. Ah già, devo craftare altri servo, quindi. Ok, questo qua tira fuori tutto quello che arriva qua dentro e torna nella chest. Perfetto. Poi, servo. Metti in blacklist
tutto in realtà. Adesso li faccio mettere in blacklist tutto quello che non deve entrare, quindi semplicemente i processor, tutti i processor che abbiamo. Quello Logic non ce l'abbiamo ancora, però vabbè. Quindi blacklist, tu non potrai mai succhiare i processori dentro. Perfetto. Questo sempre uno alla volta. Nearest first, vabbè, round robin. Ignore, dov'è quello? Evita sovraccaricamento. Non c'è, perfetto. Perché penso che sia abbastanza intelligente da farlo da solo. Spero e immagino che sia abbastanza intelligente da farlo da solo. Ok, plap. Perfetto. Ecco, facciamo il servo. Ecco, l'unica cosa che per ora che non penso che si possa automatizzare è questo, la pressa da inserirgli. Secondo me quella non si può fare. Vediamo comunque se funziona. Sì, lo prende e va nella chest. Tutto questo è lento, cioè è lento face, però. E lo ributta dentro, perfetto. Lo ributti dentro e con il silicone. Sì, comunque è automatizzato bene, insomma. Molto automatizzato, devo dire. È automatizzato sì, ma più o meno. Perfetto. Vai, rientra. Ok. Sì, cioè, nel senso ci prova a farlo automatizzato. E qua blocchiamo questo, perfetto. Quindi mettiamo dentro questo con questo. Ah beh, però aspetta, fermati. Allora, item duct, ok. Test, collegati, grazie. E l'unica cosa che può entrare, filter, l'unica cosa che può entrare qui a destra è redstone, whitelist redstone. Ok. Ok, adesso ultimamente il silicone intanto. Vediamo se lo capisce. Deve buttarlo. Ah, no. Anche il silicone non andare qua in mezzo, però. Allora fermati. E silicone. Esatto. Ok, così lui te lo fa, poi se lo prende. Perfetto. Insomma, tutto bello. Sì, insomma, non è automatizzato per niente, praticamente. Però, vabbè, ci sta. Ci ho provato, ecco perché vedete, sta già ributtando dentro questo. No, non devi farlo. Ecco, questo non deve succedere. Questo non deve assolutamente succedere perché è in round robin. Nearest first. Prendimi sempre il primo. Il primo. No. Sapete cosa? Proprio no. No. Non sta funzionando come deve questo impianto. Ma decisamente no proprio, eh. Non è che forse ne... No. No. Non sta lavorando. Quindi, yay! Quindi lo demolirò. Adesso. L'ho già demolito. Non funziona. Strabello. Vabbè. L'abbiamo testato insieme. Allora non è che non funziona completamente, funziona parzialmente, sarebbe da ritoccare, perderci tempo, fare test per farlo funzionare. E sinceramente in questo momento non ci ho voglia, yay, perché sono una persona molto pigra. E le persone pigre non vogliono fare. Ecco, però almeno l'advanced coso lo faccio. L'advanced inscriber, che almeno posso buttare dentro tutto uno stack di cose, lui me lo fa. Quello sì. Quello sì, e anche magari, ecco. L'unica cosa che gli lasciamo semmai è questo, quello dietro che era l'unica cosa abbastanza utile. Cioè quello che fa così. Quello che da qua lo porta nella cesta. Questo è abbastanza utile. Però il resto più o meno. Insomma. Ok. Strai tutto proprio così. Questo qua ci sta. Perché così me lo riporta sempre nella cesta. Perfetto. Poi prendiamo te e te. Scusami, facciamo già direttamente Advanced Inscriber. Inscriber. Beh, facciamo direttamente quello avanzato. Che si fa con i diamanti, i processori. Vabbè, possiamo farli. Solo questo ci serve. Sì, solo Engineering. Engineering. Uno ce l'ho già, quindi lo prendo.
E ci serve in realtà silicon. Un altro silicone. Ah già. No, nell'apride non funziona la rotella. Cosa fastidiosa. So, probabilmente nessuno di voi usa questa cosa, la rotella per spostare gli oggetti. Ma tipo nelle ceste tu c'hai dentro cose e giri la rotella. Te ne prende uno alla volta. Probabilmente nessuno lo usa perché è abbastanza fastidiosa come cosa. A me invece piace, mi dirò. A me invece apprezzo questa cosa che abbiano aggiunto. In realtà un sacco di tempo fa, quindi. Perché è una roba. Non so. Addirittura forse. Cioè, proprio una ancora nelle prime. Già quando hanno aggiunto tutti i comandi, le shortcut da tastiera, tipo con shift butti dentro tutto e fai altre cose. Secondo me già in quel momento c'era questa cosa. È che vabbè. No, ecco, questo era male. Ok. Allora, Advanced Inscriber. Non puoi farlo perché non ho dei fantastici opere. Però posso craftarne due. E posso farlo. Perfetto. Questo blocco qua è molto instabile, nel senso che adesso lo piazzo e potrebbe crashare Minecraft. Come si voleva dimostrare. Ok, rieccoci qui. Siamo tornati. Sì. Esatto. Siamo tornati col buon vecchio inscriber vecchio. Sono dovuto entrare con MC Edit per eliminare quel blocco perché non mi facevo più entrare nel mondo. Ogni volta che entravo, boom, crash. Boom, crash. Quindi MC Edit, blocco, cancella blocco. E è tutto risolto. Comunque MC Edit è molto figo, eh. MC Edit è avanti. Nel senso che lui ha già capito che la gente fa danni. Il creatore di MC Edit ha capito che la gente fa danni. Quindi, per risolvere, cosa faccio io? Creo uno strumento per risolvere quei danni. E infatti è un grande, è un grande. Tutta la mia stima. Tutta la mia stima al creatore di MC Edit, che è un bel software. È un bel software che risolve tanti problemi. Tipo adesso avrei perso il mondo. O meglio, non avrei perso il mondo, avrei perso 10 minuti di gioco. Cosa abbastanza fastidiosa, eh. Se sembra poco, ma è abbastanza fastidioso perdere 10 minuti di gioco. Quindi il creatore di MC Edit ha salvato questi 10 perdite di 10 minuti. Mi ha fatto perdere 15 minuti per scaricare il programma, trovare il blocco, cancellarlo e salvare e riaprire il mondo. Però intanto non ho perso 10 minuti di gioco. Sì. Vabbè. Può starci perché non ci avevo installato, adesso l'ho installato, quindi se mi dovesse succedere ancora una volta una cosa così, so già come risolverla. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, facciamo il terminal, il pattern terminal. Vediamo che adesso abbiamo un po' di blocchi in più, quindi in teoria dovremmo riuscire a fare quasi tutto, tranne il FluX, perché il FluX è brutto. Non mi ricordo, vi giuro, non mi ricordo mai come si fa il FluX, recipe. Charger, Certus Quartz, Nether Quartz e Redstone. Quindi Certus, quello caricato. Facciamone 16, non sprechiamolo perché ne abbiamo poco. Anche se in realtà, beh, possiamo produrlo, ne abbiamo 108 di quello normale, quindi. Però ecco, vediamo di non sprecarlo anche perché è un switch. Cioè è brutto, va bene. È brutto crearlo. Ma proprio. Ah, mi viene male a me a creare queste cose. Perché sono lente da fare. Quindi è per quello che voglio tutto automatizzato. Eccolo là il creeper, vedete? Quello là è uno dei miei problemi. Per cui voglio evitare. Tra l'altro queste torrette qua sono già impostate giuste. Sì, sono già impostate a livello. Tra l'altro non so perché i blocchi diventano blocchi tipo quelli sotto. Questo qua non l'ho ancora fatto. Perché in parte la erba mi sa che non può farlo. Comunque, quelli di terra raccolgono la terra a caso. E diventano di terra. Cioè ci sta. Eccolo. Allora, no, 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 no. Guarda, non mi interessa. L'importante è che non mi ha distrutto i miei oggettini. Ecco, vedete quello che vi dicevo: creeper, esplosione, boom. Ho perso qualcosa? No, perfetto. L'importante è quello. Poi, sinceramente, guarda. Poi, sinceramente, non mi interessa anche se è esploso tutto qua. L'importante è che non ho perso i miei oggetti. Veramente, l'ho sentito il creeper. Però sono rimasto molto tranquillo del fatto. Tanto non muoio. Quindi sono rimasto lì ad andare avanti a fare quello che stavo facendo. Ah, bene, ah, bene. Comunque i creeper. Ecco, le sberle in faccia ai creeper. Vediamo. Nope. Mi sembrava di aver visto una cosa, ma in realtà no. Che non so nemmeno io cosa. Mi sembrava di aver visto qualcosa di strano. E invece no, era semplicemente il tubo che si stava glitchando.
Allora qua fammi questo. Tanto qua, madonna, tutta la merda. Dovrei risolvere un po' questi problemi. Ah, qua? Stai facendo davvero qualcosa. Bellino. Bellino. Sì, perché sono andato anche un attimo nel Nether, sempre per cercare materiale. Perché ho scoperto che nel Nether, se becchi i momenti giusti, ce ne sono un sacco di minerali. Tipo, ho peccato Aurium Dust 40. Tipo, se riesci a prendere il momento in cui, cioè non è il momento, se riesci a trovare un punto in cui c'è un sacco di blocchetti di redstone, poi li butti qua e ti danno molto più redstone rispetto al blocco normale, perché è quello del Nether, quindi lo trasforma e lo fa diventare più blocchi e quindi è figo. Ok, facciamo l'ME Terminal e poi facciamo il Pattern Terminal. Che si fa? No, non è il crafting, è Pattern. Pattern. Che si fa così, possiamo già farlo. Adesso il Pattern che si fa con quello di diamante, che non ho più perché ovviamente si è glitchato tutto, quindi l'ho perso. Non sono stato a givarmelo perché tanto, vabbè. Silicon, quindi facciamo il silicon e l'engineering, mi ha detto giusto, questo qua è engineering, è engineering processor. Ok, poi ci serve redstone. Tra l'altro, adesso che siamo qua un attimino, tanto stiamo facendo cose, possiamo parlare tranquillamente. Un ragazzone nei commenti mi ha scritto: "Ehi, ma Jurassic, perché fai video così lunghi? Falli più corti, perché non mi piacciono questi video lunghi." E io gli rispondo adesso in questo video. E io li faccio così lunghi perché seguo uno youtuber americano di nome Itos Lab e i suoi video mediamente sono lunghi 40-50 minuti. Quindi, yay! Li faccio anch'io così, semplicemente. Perché a me piace personalmente vedere video lunghi. E quindi li faccio lunghi a mia volta. Anche perché se li facessi corti davvero non ci starei dentro. Già in 30 minuti cos'è che ho fatto? Nulla, nulla ho fatto in 30 minuti. Cioè, adesso sono passati 30 minuti. Tra l'altro 15 in Crash, che non è. Quindi 15 minuti cosa ho fatto? Niente, ho craftato il pattern terminal. E vabbè, e dici, quindi inutile. Esatto, e quindi mi dà abbastanza fastidio solo per quello. Ok, quindi ci serve il smart cable, quello classico. Smart cable, quello grigio però. Ecco, boop. Boop. Ok. Perfetto, e come mettiamo il pattern terminal? No, l'ho buttato dentro, sono stupido. Il pattern terminal, questo lo mettiamo di qua. Perfetto, ve lo mostro un attimo, poi vi spiego come funziona. Questo è il pattern terminal. E ci serve in realtà anche l'interface, non ci serve, però se lo craftiamo direi che è più figo. Quindi secondo me si può fare anche l'interface, nel senso che, ripeto, è abbastanza inutile, ma è figo averlo, perché potrebbe essere utile, non adesso, ma magari in futuro. Certus Quartz. Tu puoi farlo senza questo, vero? Sicuramente sì. Mi serve il Fluix. E lo maceriamo subito. 8 ne maceriamo. Grazie. Così almeno ne teniamo un po' da parte. Non ti trasformi, vero? No. Qua poi c'è ancora spazio. No, qua è quasi pieno. Vabbè. Teniamolo qua, tanto penso di farlo una volta in croce questo oggetto qua. Ok, boop. Facciamo il Formation Core. Ci serve Engineering di nuovo. Dai, ce l'ho ancora in mano, quindi Diamond. Serve del silicone. Silicone. Vorrei mettere a craftare del silicone, effettivamente. E che non mi ricordo assolutamente come si fa, quindi Recipe. How to craft the silicone nel crusher, oppure anche nel pulverizer. Sabbia, però. Quindi facciamo Sand. Sand, non ce l'ho. Facciamo dalla gravel mi esce la sand. Usage. Se polverizzo la gravel, cosa mi dà? Cosa? Ah, nel cra potrei fare un crusher effettivamente, né? No, però quale? Crusher della meccanismo potrei fare, che mi dà sicuramente sabbia. Ci penso, perché potrebbe effettivamente essere utile fare il crafter della e il crash della meccanismo. Il problema è che non penso che possiamo alimentarlo con gli RF. Questo potrebbe essere un problema effettivamente, perché è un po' che non gioco la meccanismo, anche perché come mod ci sta, perché alcune cose sono molto fighe. Però su alcune cose è un po' troppo pesante. Quindi di solito, no, di solito non la faccio così spesso.
Però tipo adesso ci sta a farla perché potrebbe servire. Allora, qua intanto mi è craftato già tutto. No, l'interface non me l'hai craftata. Yeah, ok. Interface, boop. Perfetto, ecco qua. Boom, questo qua è l'interface. È una cosa bianca per adesso perché ovviamente non abbiamo nulla che si autocrafta. Ovviamente. Poi, allora, ci serve in realtà un sacco di lana. Quindi andiamo a shearizzare. Shears. Ok, andiamo a shearizzare qualche pecora. Dovrei trovare un modo per produrre lana. Effettivamente. Tra l'altro, c'è una. Un. Come si chiama? Aspetta, aspettate che ci arrivo, eh. C'è una pianta che si può farmare che dà lana. No, non sono caduto qua dentro. Che, no, non che dà lana, che dà stringhe. Ma tante fesse nel raccoglierle, quindi cioè, puoi craftare lana proprio. C'ho qualcosa sul braccio che non capisco. C'ho qualcosa sul braccio che non capisco che cos'è, che mi dà fastidio, ma non c'è nulla sul mio braccio. Perché continuo a guardarmi di qua e sembro stupido. Ok, vediamo dove ci sono delle pecore, pecore, pecore. Là di qua ci sono delle pecore. Ok. Tra l'altro, ecco la roba che la mappa non sia in alto, ma sia in basso. Dove c'è la mia facciona adesso? Destabilizza. Io la mappa ve l'ho coperta, tanto non penso che vi interessi più di tanto guardare. Ehi, qua in basso c'è la mappa. Ma i tappeti, fermati, fermati. Possono diventare qualcosa di questi tappeti? Usage. Possono trasformarsi in. Non possono fare nulla, quindi. No, perché se potevano diventare stringhe o lana, li avrei risucchiati abilmente tutti. Madonna, guardo in alto per la mappa. Gli schiaffi sulla faccia che mi arrivano adesso. Allora, sta diventando notte, va bene, non è un problema. Andiamo in giro a cercare della lana. Così un attimo, così almeno la prendo e intanto gli ricresce a queste povere pecore. Perché non me ne serve poca. Soltanto per quello. Solo perché non me ne serve poca. Altrimenti non mi interesserebbe in realtà. Siete pelate? Sì, siete pelate. Scusatemi. Ok, shearizzati. Perfetto. Ok, l'altra lana. Mappa, aiutami te. No, qua c'è un maiale. No, altra lana. Ma una volta qua c'erano un sacco di pecore. Qua, ma non ce n'è più nemmeno quasi neanche una. Vabbè. Comunque, fra poco la mia casa sarà abbastanza molto protetta. Quindi, tutti quei brutti signori là. Anche se adesso in realtà non sono più brutti signori. Perché, ecco, tipo gli zombie qua non mi seguirebbero. Ah! Perché farebbero pum così. Con più proiettili, in realtà, però farebbero pum così. Ok, dormiamo. Dormiamo che al momento di no. Di notte non mi serve niente. Di notte. Ecco, questo video qua potrebbe essere un po' più corto in realtà perché non so a quanto tempo di registrazione sono. Quindi in realtà vado avanti un po' per adesso. Cioè, non guardo neanche più la registrazione, semplicemente vado avanti un poco. Un poco finché non succede qualche cosa. Questa qua buttiamola via, buttiamola via, buttiamola via. Prendiamo il. Come si chiama? No, non è il cable. And or bus, no. Cover. Cover. Non è la cover. Applied. Chiocciola. Applied. Energistic. Eccola qua. E questa facciata qui. Boop. Che mi fa. Questi cerchi brutti. Sono davvero brutti. Però va bene così. Ci serve una cosina che è il blank pattern. Che è questo oggetto qua. Che in realtà serve solo. Magari se usiamo un certo quartz normale. Grazie mille. Serve un sacco di quartz glass in realtà, Non male. Ok, facciamone. Ecco questi. Ok, questi oggetti qua sono dei dischi che contengono informazioni. Cosa vuol dire? Adesso ve lo spiego. Adesso ve lo spiego subitamente. Allora, se io gli dico a questo oggetto tramite crafting pattern, quindi è un oggetto che si crafta, gli dico: guarda, fai così, craftami la lana, registralo. Questo disco produrrà da 4 stringhe una lana, ok? Ovviamente se sono presenti nel lab, se non sono presenti ti dice, uè, non posso farli, ovviamente. Adesso togliamo la registrazione, tanto non ci serve in questo momento la lana. Quindi possiamo fare questo, ma voi direte come si craftano queste cose? Bella domanda. Si craftano
utilizzando la interface. Quindi serve la interface, è colui, è l'oggetto, interfaccia, è l'oggetto che comunica tra la macchina e l'applied, ok? Quello lì è praticamente un intermezzo tra i tubetti dell'applied, quelli che sono fuori casa, quelli che sono questi, tra questi tubetti e appunto i macchinari in sé, qualsiasi macchinario in realtà, qualsiasi macchinario, ovviamente se abbia, qualsiasi macchinario abbia un inventario, tipo se, non so, questo ad esempio non lo, no, forse questo potrebbe in qualche modo, questo non in realtà non saprei, potrebbe in qualche modo riuscire a prenderlo, perché in realtà c'ha posto per oggetti, però secondo me è molto difficile che questo qua riesca a farlo, però potrebbe, nel senso, potrebbe, c'è questa possibilità, sinceramente non ho mai provato, però potrebbe essere, diciamo. Quindi intanto craftiamo la interface, che non possiamo craftarla, perché no, in realtà possiamo, ok. Quindi queste qua servono, quindi craftiamole. Ok, anche queste servono, quindi craftiamole, non con questo, ma con il certo squarzo normale. Madonna, non so perché mi usa sempre il pure, che costa un sacco di più rispetto al resto. Ok, ne facciamo due al momento. Perché ne facciamo due? Perché ci servono i proiettili, che sono Open Modular Dular Turret, che sono i bullet, eccoli qua, che si craftano con gunpowder, molto easy, e electrical steel, oppure iron electrical steel, scusatemi, per forza così si crafta, perfetto. Ci serve quindi electrical steel e questo crafting. Per farlo ci serve o l'induction smelter, che si fa con il silicone e steel, che direte ho ho ho, no, oppure si fa tramite l'alloy smelter. Io direi l'alloy smelter che facciamo, quindi craftiamo l'alloy smelter, anzi possiamo far senza craftarlo addirittura, visto che ce l'abbiamo già qua, direi che possiamo usarlo per fare questo autocrafting, anche se in realtà non lo so, perché sarebbe sempre occupato. Comunque questa è una cosa che vedremo nel prossimo episodio. Quindi, da Jurassic World Zone 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Technically Incorrect, in cui vedremo io farei però un alloy smelter separato, ve lo dico già, perché altrimenti sarebbe sempre occupato a craftare proiettili e altre cose che in futuro automatizzeremo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!